In questo video andremo a digitalizzare la nostra E454 e a programmare il decoder passo passo. Per questa digitalizzazione andremo ad utilizzare un decoder ESU a 21 poli MFX per poter disporre della funzione di autoriconoscimento e per avere tutte le features che questo decoder rispetto a un DCC normale ci offre. La procedura descritta è indifferente che la locomotiva vada poi a viaggiare su un sistema a due rotaie oppure a tre. In questo momento viaggerà ancora su un sistema 2, ma ben presto viaggerà sul sistema 3. Voglio ricordare che la differenza fra i due sistemi non è nel tipo di segnale digitale, ma semplicemente nel modo fisico in cui la locomotiva capta la corrente. Quindi digitalizzarla prima di una conversione a 3 oppure digitalizzarla dopo non fa differenza. In questo momento la locomotiva viaggia ancora sul sistema 2 rotaie e verrà presto realizzato un video dedicato in cui spiegherò come ho realizzato la conversione. Come detto nel video di unboxing, la nostra locomotiva è già predisposta per il digitale e presenta una spina a 21 poli nella zona inferiore della scheda logica. Il nostro compito sarà ad andare a togliere le due viti che tengono insieme la scheda, che tengono fissata la scheda, senza perderle. A questo punto sarà poi possibile vedere in questa zona qui sotto il tipo il socket del decoder e bisognerà fare attenzione al pin 11, che altro che non è il pin di indirizzamento per l'inserimento del decoder. Una volta preso il nostro decoder, andiamo a osservare che da questo lato ci sono entrambi i pin, mentre dall'altro c'è soltanto quello di destra. Quindi il nostro decoder dovremmo andarlo a infilare così. Il nostro decoder è obbligato a essere infilato così. Ok, una volta fissato non darà segni di movimento e il nostro lavoro è finito. A questo punto non ci resta che andare a riposizionare la scheda logica, facendo una verifica che il decoder non dia fastidio al motore, cosa che non sta avvenendo. Prendiamo le nostre viti. E andremo a rifissare. A questo punto l'ultima scelta che ci rimane da fare è decidere se la nostra locomotiva dovrà essere alimentata tramite le rotaie oppure tramite il pantografo. Il selettore, ripeto, permette soltanto una scelta, quindi non possono essere abilitate entrambe, ma solo una. Sarà a noi decidere quale, se nel nostro caso noi lasceremo attiva quella delle rotaie. Quindi a questo punto non ci rimane che metterla sul circuito di prova. In questa parte del video andremo a programmare il decoder e lo faremo direttamente dall'interfaccia del programma Lock Programmer che l'ESU fornisce. Ho già verificato che il decoder venga letto correttamente, quindi la prima cosa che andremo a fare è a creare un nuovo progetto per questo decoder. In questo caso ho usato un Lockpilot M4, M4 normale, non Märklin. La prima cosa che andremo a fare sarà inserire l'indirizzo. Dato il modello, inserirò 54. Si potrebbe anche inserire 02 perché è una E45402. Però, visto la vicinanza con il numero di default, ossia il 3, preferisco staccare il più possibile. Facciamo che dire subito al nostro decoder di scrivere nuovi dati e adesso probabilmente ci chiederà anche di fare un aggiornamento del firmware. Se così non fosse, glielo forziamo noi. Dato che non conosco bene come sono impostate le uscite AUX, voglio fare un test e di fatto voglio andare a dire di mettermi come prime funzioni le varie AUX, quindi togliamo le varie funzioni logiche che il programma in automatico ci propina. Andiamo a mettere sull'F3 l'AUX 3, anche
Andremo anche a dire per ora che non ci frega nulla del senso di marcia e andremo anche a mettere qui la AUX 4. Dovrebbero bastare. Senti, io metto anche la AUX 6 nella AUX 5. Non dovre, nella peggiore ci dice che non c'è nulla. Ok, a questo punto stessa cosa per le AUX 2 e per l'AUX 1. L'F0 ricordiamo che sono le luci. A questo punto, senza saperne leggere né scrivere, andiamo a riscrivere il nostro decoder. A questo punto ci spostiamo nella sezione driver cab e sotto il profilo DCC a 128 andremo ad azionare la simulazione per verificare che i vari comandi dati funzionino. Vediamo che l'F0 dovrebbero essere le luci, perfette. Sono le due luci davanti. Se noi cambiamo il senso, devo aver cercato qualcosa nella programmazione, capita. L'F1, cosa sarà l'F1? L'F2 sono le luci rosse, cioè la AUX2 è la luce rossa davanti. Ok, va bene. L'F3 non si sa e l'F4 non si sa. Allora, ho fatto un paio di modifiche e quindi abbiamo che l'F0 sono le due luci davanti, l'F1 è dietro, guardiamo dopo, l'F2 di default sono le due luci rosse anteriori, l'F3 è il terzo faro e l'F4 è la luce interna di cabina, già presente di serie. Quindi con l'F0 in realtà si accendono in maniera sbagliata anche le due luci bianche dietro e l'F1 sono le luci rosse, che come ho detto sono commutabili in modo digitale e si possono disattivare. A questo punto andiamo subito a modificare le vari parametri del decoder. Quindi, allora, le funzioni di output. Le luci frontali sono del, appunto, le luci frontali e sono, ok, qui bisogna toccare, sono delle luci diverse, sono delle luci LED e le chiamiamo front light. Poi l'AUX 3 abbiamo detto che è il terzo faro. Sì, sto mezzo italiano, mezzo inglese, orribile. Luci anteriori. L'AUX 4 è luci di cabina. Luci di cabina. A questo punto fatemi ricontrollare perché abbiamo detto che la F1 sono le luci rosse posteriori. Ok, quindi torniamo sul nostro decoder e la F1, AUX1, luci rosse posteriori. Queste sono le luci posteriori. Facciamo che dire anche bianche. Luci bianche, luci bianche. A questo punto sappiamo che l'AUX2 invece sono le luci rosse anteriori. Ok, sono tutte delle luci a LED. Questa impostazione è importante metterla per evitare che il decoder mandi troppa corrente e quindi danneggi i LED. Poi, a questo punto facciamo una bella funzione map. Portiamo tutto a livello 0 e cominciamo da 0. Ora, l'F0 dipende da come sono impostate. Quando noi abbiamo la F0 frontale, dovremmo mettere le luci bianche anteriori. Quando noi adesso avremo l'F0 posteriore, dovremmo mettere le luci bianche posteriori. E l'uno è fatto. L'F1 abbiamo detto che è le luci bianche posteriori. Noi mettiamo che se l'F1 è attiva e allo stesso tempo se l'F0 è attiva, qui avremo le luci rosse posteriori. Facciamo una cosa furba a questo punto. Mettiamo che qua dipende anche dal senso
E noi diremo che nel modalità reverse, quando sia quando la continua va indietro, se l'F1 attiva, avremmo le luci cross anteriori. L'F2 qui possiamo dire non ce ne frega nulla che sia il terzo faro, e l'F3 non ci interessa la direzione, mettiamo che sia la luce di cabina. Il terzo faro potremmo anche dire che si attivi solamente quando va avanti. Vabbè, lasciamolo indipendente. Facciamo una prova. Se noi carichiamo sul decoder queste impostazioni. Ok, facciamo una prova. Se è nella direzione avanti, se io accendo le luci davanti, si accendono le luci bianche. Se io accendo l'F2, si accende il terzo faro. E con l'F3 si accende la luce interna. A questo punto, se io inverto la direzione, le luci rosse nella zona anteriore sono spente. Se io attivo l'F1, le luci si dovrebbero accendere. Perfetto. Siamo ancora nella stessa situazione, quindi il verso è sta andando dal lato posteriore. Sono accese davanti le luci rosse, dietro sono accese le luci bianche. Se io invece inverto la marcia, davanti ci sono le luci bianche e dietro le luci rosse. Le luci rosse sono staccabili rispetto alle luci bianche per fare in modo che il convoglio, che possano essere spente mentre il convoglio procede. Ok, le luci le abbiamo sistemate. A questo punto torniamo sul decoder. Riprogrammiamo le uscite. A questo punto possiamo dire che qua l'F4 diventa una funzione logica ed è l'accelerazione. L'accelerazione è quel parametro che disattiva la curva motore e di fatto rende una locomotiva digitale uguale a una curva, a una locomotiva analogica. Può essere utile durante alcune prove, nel momento in cui non è necessario, o meglio, si vuole evitare che per raggiungere la velocità massima la locomotiva impiega più tempo del previsto. Qua invece mettiamo lo switch in mode. Lo switch in mode altro non è che un dimezzamento delle velocità per permettere alla locomotiva di fare manovre più delicate. Questo qui l'abbiamo impostato, questo qui l'abbiamo, non ci interessa. Questi sono parametri che non ci interessa mettere, questi sono CV che non tocchiamo. Opzioni speciali, DCC lo teniamo attivo, il Motorola lo teniamo attivo, il SelectX anche, bla bla bla. Questo lo facciamo. La persistenza mette sì che in caso di stop o di problemi alla corrente la locomotiva continui a procedere. La curva di motore qua, se uno non ha dei dati tecnici, non la si tocca. Dato che questo qui è un decoder MFX e si presenterà con il suo nome, metteremo E454002. La locomotiva è italiana. Change dovremmo, provvisoriamente la mettiamo così. In realtà poi qui possiamo mettere le foto della locomotiva. Il produttore è la Rivarossi, il progetto è l'HR2318 AC, perché è per la conversione alternata. La versione è la 1.0. A questo punto ricominciamo, l'adresse non lo andiamo a toccare, il DCC lo andremo a inserire nel momento in cui vogliamo realizzare una composizione, non è il nostro interesse. Back setting, queste sono cose per un impiego su un plastico digitale avanzato, non ho mai toccato nulla. La SUSI non ci interessa. Questa roba qui, la Delta non funzionerà, la Zima non ci interessa. La SUSI per adesso possiamo lasciarla attiva. Il DCC, Auto Detect di Step, Driving Caratteristiche. Power Pack non ci interessa. Facciamo un ultimo caricamento del nostro decoder e il progetto è finito. La digitalizzazione è finalmente terminata. Come risultato di questo lavoro avremo una macchina con funzioni indipendenti quali terzo faro, illuminazione di cabina e le luci rosse escludibili a seconda del senso di marcia. Come avete visto, questa operazione è molto veloce, o meglio, è veloce l'installazione di un decoder, un po' più macchinosa è la programmazione nel frangente in cui ci ritroviamo a
non avere un programma che ci venga incontro. Spero che questo video non sia risultato troppo noioso e vi sia interessato. Grazie della visione, ci vediamo in un prossimo video.